viaggia a un ritmo di 3 decessi al giorno, l'emergenza coronavirus nel Reatino, con i contagi che hanno superato ampiamente quota 200 e che registrano ormai nuovi casi nell'ordine delle decine di unità ogni giorno. Questo mentre ieri, nel frattempo, il Premier Conte ha inasprito, o meglio, ha prolungato i provvedimenti, le restrizioni che ormai conosciamo quasi da un mese a questa parte, le ha prolungate fino al giorno di Pasquetta incluso. E dunque l'Italia festeggerà la Pasqua in quarantena per cercare di combattere il virus. Le autorità assicurano che siamo nella fase, siamo in una fase di miglioramento, siamo nella fase alta del picco, c'è un mantenimento adesso di una fase importante, anche di un numero importante di contagi, in attesa che questi ultimi scendano. Buonasera da Rieti Life, ben trovati da Cristian Diosciaiuti, in regia c'è Luciano Mancini e in generale è operativa tutta la redazione di Rieti Life per aggiornarvi su quanto accade nel Reatino e non solo, in questa emergenza che ormai da più di un mese attanaglia tutta la penisola e adesso riguarda l'Europa e tutto il mondo ormai anche da diversi giorni. Lo avete sentito nei nostri titoli, purtroppo i numeri non sono positivi per il nostro territorio. Nelle ultime 24 ore la ASL ci ha segnalato altri 3 decessi, mentre aumentano i contagi e entrano anche purtroppo dei nuovi comuni interessati nei casi di coronavirus, nei nuovi casi di coronavirus. Praticamente sono 262 le persone positive, ci sono fortunatamente anche 2 guariti che, pur un numero esiguo, tra virgolette, in quelli che vi stiamo dicendo da diversi giorni, sono comunque notizie positive e liete. Direi proprio di iniziare la nostra puntata, che sarà arricchita da tanti interventi e anche chiaramente da alcune precisazioni, da alcune analisi. Iniziamo però con i bollettini, lo facciamo con quello della ASL di Rieti arrivato a metà pomeriggio. All'esito delle indagini eseguite nelle ultime ore si evidenziano 19 nuovi soggetti positivi al test per il coronavirus. I soggetti sono residenti o domiciliati nei comuni di Rieti, Scandriglia, Poggio Nativo e Petrella Salto. In provincia di Rieti salgono pertanto a 262 soggetti positivi al test Covid-19. 3 le persone che sono decedute, un paziente, un uomo di 68 anni ricoverato presso l'unità operativa di malattie infettive dell'ospedale dell'Ellis di Rieti, e ancora una donna di 89 anni che era ospite dell'Alcim di Contigliano, un'altra donna di 91 anni ospite anch'essa dell'Alcim di Contigliano. Tutti i soggetti, dice la ASL, erano affetti da gravi patologie pregresse. Risultano in sorveglianza domiciliare 392 persone, di questi 374 sono asintomatici, mentre 18 sono sintomatici e pertanto sottoposti al test Covid-19, 15 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare. Si evidenzia, dice ancora la ASL, inoltre un caso di una paziente di Rieti negativizzata, dunque guarita, viene considerata guarita. Salgono pertanto a 2 le persone guarite in provincia di Rieti. Proseguono intanto le indagini epidemiologiche degli operatori del servizio di igiene pubblica della ASL di Rieti sul territorio e i controlli e le verifiche degli operatori dell'unità valutativa e di controllo della ASL in collaborazione con Croce Rossa di Roma e Rieti e gli uomini dei nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei Carabinieri sulle 77 case di riposo e le RSA del territorio. Ad implementare quanto ci dice la ASL nel suo consueto comunicato c'è quello della Regione, che su Rieti dice conferma i 19 nuovi casi positivi, i 2 pazienti guariti e purtroppo i 3 morti. 392 persone uscite dall'isolamento domiciliare, continuano i controlli su tutte le RSA e le case di cura della provincia. Continuano peraltro i tamponi alla popolazione di Contigliano con l'ausilio del camper della Finge. Oggi era il secondo giorno, il sindaco Lancia ieri ci aveva detto che nel primo giorno erano stati eseguiti dei tamponi, poi la ASL ha precisato 73, oggi si è proseguito con altre persone, soprattutto legate ai lavoratori Alcim, tutti coloro che quindi possono essere a rischio contagio proprio per quel focolaio, chiamiamolo così, e che poi si sarebbe valutato se e come proseguire,
sempre con l'aiuto degli esperti dello Spallanzani e della Federazione dei Medici di Medicina Generale, inviati da Roma proprio a bordo di questo camper, che è operativo da ieri all'interno del centro pastorale, di fatto trasformato in un vero e proprio laboratorio analisi. Peraltro vi abbiamo mostrato questa mattina le immagini, ma ve le continueremo a far vedere. In attesa del primo collegamento, voglio dare un'occhiata alle aperture. Abbiamo chiaramente la più grande, è dedicata al bollettino della ASL, altri 3 morti in 24 ore, ci sono 19 nuovi positivi, 2 guariti. Il dato laziale, ci andiamo allargando sempre di più, nel Lazio contagi ancora in calo, ecco i numeri, è arrivato anche un tweet, una dichiarazione di Zingaretti che di fatto ha esaltato le misure che sono state prese sinora nel Lazio, e non solo chiaramente, per quanto riguarda il contenimento. E poi ci sono i dati che sono stati poco fa proclamati, annunciati dalla Protezione Civile. Complessivamente si legge, insomma, dal lancio che vi abbiamo proposto poco fa, sono 83.049 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.477. Mercoledì l'incremento era stato di 2.937. Sono di fatto scesi, ma come vedete, insomma, sono numeri abbastanza simili, mettiamola così, e che quindi rispecchiano l'andamento degli ultimi giorni. Il numero complessivo dei contagiati, comprese vittime e guariti, è di 115.242. Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile. 18.278 i guariti, 1.431 in più di ieri, l'aumento proprio ieri era stato di 1.118. 13.915 i morti dopo aver contratto il coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 7.60. Mercoledì l'aumento era stato di 7.27, si può dire. Pur essendo numeri, insomma, tragici, sono comunque stabili. Non è noto, voglio ricordare, tanti ce lo fanno presente, non è noto al momento il dato dei tamponi a cui i nuovi dati si riferiscono. Poi ieri abbiamo analizzato, chi ci ha seguito insieme al collega Fabrizio Colarieti, anche questa questione, cioè a volte i numeri sono incoraggianti, però alla fine si scopre che ci sono stati meno tamponi e viceversa. Vabbè, staremo a vedere. Primo importantissimo collegamento, il sindaco di Contigliano, Paolo Lancia. Buonasera, Lancia. Buonasera. Ben trovato di nuovo. Allora, ci sono diversi aspetti da approfondire. Io partirei da quello più importante. Oggi seconda giornata dei tamponi dello Spallanzani e del camper dei medici arrivato da Roma. Se ha qualche numero, ma soprattutto qual è la situazione? No, allora, la situazione è che tutto procede lì con ordine. Sì. Oggi, poi non vorrei dire cose imprecise perché io non sono un tecnico della sanità, quindi, però oggi, da quanto ho visto, hanno aggiunto al tampone altre 2 prestazioni, cioè loro fanno anche un piccolo prelievo di sangue, che da quanto mi dicono serve per l'indagine sierologica. Sì, sembra che è questo contro, mettiamola così, questo controesame che sarebbe il test rapido e su cui si stanno facendo delle valutazioni. Oggi è stato aggiunto anche il test rapido. Ah, ok, perfetto. Non sono certo che fosse fatto anche ieri. Ok. Oggi è stato fatto il test rapido e praticamente, sì, con una goccia in pratica del sangue prelevato viene fatto questo test rapido, che è sperimentale, per cui c'è loro evidentemente hanno necessità di capire se poi dà risultati conformi al tampone vero e proprio. Certo. Quindi questa è la situazione. Immagino che siamo sempre sui numeri di ieri, quindi una settantina di persone, che sono poi quelle più legate all'Alcim, quelle che sono state trattate oggi. No, quelli dell'Alcim sono stati trattati tutti ieri. Okay. Ieri sono stati trattati tutti i casi che avevamo considerato prioritari. Okay. E cioè tutti quelli legati in qualche modo all'Alcim, quindi fondamentalmente i parenti delle persone, in modo particolare degli operatori positivi, sì. E quelli che in qualche modo avevano avuto accesso alla struttura. Poi, in seconda battuta, coloro che avevano avuto rapporti, contatti con personaggi positivi. Sì. E poi in terza c'erano quelli che avevano avuto rapporti con persone in quarantena, persone in quarantena che erano già in attesa di tampone, i loro familiari o affini, eccetera. E poi anche persone che
segnalavano di avere patologie particolari per cui chiedevano il tampone a scopo anche cautelare. E Certo. quindi oggi, mano a mano, si stanno facendo questo. Oggi, per esempio, ci sono sottoposti al tampone diversi medici, ho visto, diverse gli operatori della farmacia qui di Conigliano, eccetera, perché loro ovviamente sono soggetti a rischio, in quanto ovviamente loro frequentano ambienti dove ci sono soggetti positivi. Quindi oggi sono sottoposti a tampone anche loro. Nello stesso momento è andata avanti, dovrebbe, da quanto mi risulta, non sono certissimo, essersi concluso stasera anche la raccolta dei tamponi in tutte le case di riposo, comunità alloggio, eccetera, di Contigliano, di Ok. tutto il territorio di Contigliano. Quindi domani lo Spallanzani dovrebbe fare un'altra, credo 50-60 tamponi in tutto. Di conseguenza, la somma totale dei tamponi, compreso l'ALCE, che abbiamo avuto praticamente nel periodo che va da venerdì scorso a domani, Sì. dovrebbe essere di oltre 400 tamponi. Che era quello più o meno preventivato. Beh, Non io sì, io immaginavo, sinceramente pensavo qualcosa di meno, ma va benissimo, ovviamente poi saranno i sanitari a decidere se continuare l'indagine, Ah, questo ecco, logicamente, questo glielo questo. avrei chiesto, cioè se è previsto estendere ad esempio, perché per esempio per Nerola era stato detto lo facciamo a tutti, però lì ci sono 1500 persone, Contigliano ne ha 4, 4 e 5, 4 e 2. Sono di fatto 4.000 di conseguenza. Naturalmente io sarei ben contento se venisse esteso alla generalità della popolazione, però non è una cosa che ovviamente posso pretendere. Diciamo che il minimo, quello che reputavo minimo, necessario e urgente, cioè coprire tutta la popolazione collegata all'ALCEM e coprire tutti quelli collegati alle altre case di riposo comunità anziani, quello è stato ottenuto. Certo. Abbondantemente, perché si è andati oltre, quindi più di quello che avevo chiesto come urgente. Altra questione, chiaramente poi dopo queste operazioni, lo vogliamo dire, è tutta di tamponi, viene sanificata tutta la zona del centro pastorale, dell'Alcim, Sì, insomma, c'è un grande impegno. continuamente. Ricordando Cioè, che in pratica ieri hanno fatto i tamponi. Ieri sera abbiamo provveduto a sanificare tutti i locali e questa sera sarà la stessa cosa e per domani, in modo tale che quando comincia a entrare il pubblico, insomma i pazienti, certo. cioè in genere loro iniziano a lavorare dello Spallanzani, ho visto che iniziano in realtà non prima delle 11, quindi prima deve essere sanificato tutto in modo tale che poi chi entri in condizioni, diciamo, di Di sicurezza. sicurezza. Altra questione, chiaramente, oltre a quella dei tamponi, poi se abbiamo dimenticato qualcosa lo diremo. Questione, diciamo, perimetrazione. Ci sono stati gli sviluppi oggi, non so che cosa. C'è stato un confronto, credo, con le autorità, quindi non so che cosa possiamo dire da questo confronto che No, avete allora avuto. sulla perimetrazione nessuna novità. Invece sta di nuovo un appello che adesso sto facendo fare al mezzo della protezione civile che sta passando per Contigliano con l'altoparlante, un appello a tutti i cittadini di stare più possibile a casa. Cioè il fatto che siano tutte aperte le attività commerciali esattamente come era fino all'altro giorno, non è cambiato nulla su quel fronte, non dovrebbe però indurre le persone a stare a lungo fuori, cioè dovrebbe essere comunque l'accesso all'attività commerciale sporadico e limitato soltanto allo stretto necessario. Invece credo che ci sia qualcuno che indugia un po'. Questo fatto crea pericolo e di conseguenza il pericolo comporta anche potenzialmente l'estensione del contagio Perdonatemi, mi sta chiamando il direttore generale dell'ASL. Possiamo risentirci tra E un allora ci riproviamo tra un po', va bene, va bene, va po'? bene, va bene, va bene al sindaco Paolo Lancia, comunque le tematiche le abbiamo approfondite più e più volte, gli avrei domandato un'altra cosa a breve, come aveva preso il messaggio che state per vedere alle mie spalle, non lo sentirete ma ve lo riassumo io anche perché è lungo 12 minuti, la persona che vedete raffigurata per quei pochi che non lo conoscono è Don Ercole, quindi il parroco di Contigliano che si è rivolto chiaramente alla popolazione, è stato chiaramente un suo messaggio di pensiero a tutti veramente i paesani, a tutti i contiglianesi, nessuno escluso. Poi fatto un appello, di fatto, un augurio che la Pasqua, anche simbolo di resurrezione, possa riuscire
comunque a portare via questo virus, quindi insomma dare ancora più forte un messaggio. Quotidiano ha una grande tradizione, parlo di Venerdì Santo, parlo di processione, parlo di rappresentazione sacra, viene definita plurisecolare della processione del Cristo morto, e insomma Don Ercole è uno delle colonne portanti di queste iniziative religiose, ma che poi rientrano anche nella tradizione. E ecco, ieri ha ricordato che insomma sarà una Pasqua molto molto più soft, purtroppo, anche nelle celebrazioni, proprio per motivi che tutti ben sappiamo. Di fatto si è accodato a quello che un po' aveva detto Conte qualche ora prima. Il messaggio di Don Ercole è di ieri sera. Conte, il Premier, nella tarda serata, anzi nella prima serata, scusatemi, intorno alle 20:30, alle 20:20, ha annunciato la proroga dei provvedimenti. Proroga che insomma, sarà fino al 13 aprile, quindi giorno di Pasquetta. L'ha detto proprio chiaramente: mi dispiace, ma insomma, sappiamo essere la nostra, anche un simbolo di pace, di amore, o chiaramente di riposo e di festa, ma purtroppo la Pasqua la dovremo passare in casa. E certo vi dico che non so se il 14 aprile potremo dire: sì, ripartiamo gradualmente, entriamo nella fase 2, quella di convivenza, tra virgolette, con il virus, ma certamente andremo verso un allentamento delle misure. Per ora, però, fino al 13 aprile si resta così. Abbiamo parlato di spiritualità, tra poco torneremo a parlare di spiritualità, poi proveremo con Don Ercole nei prossimi giorni, perché insomma è una figura importante per la Chiesa Areatina. E chiaramente in questo momento lo è ancora di più, legato al fatto appunto della sua Contigliano così colpita dal coronavirus. Mentre aspettiamo il prossimo collegamento, segnalo anche un messaggio di Antonella che dice: abbiamo apprezzato molto le parole del nostro parroco, che tutti amiamo e stimiamo. Lo definiscono grande Don Ercole, lo spirito della nostra comunità. Insomma, in tanti hanno apprezzato le parole di Don Ercole, che vi ho riassunto io in maniera rapida, perché è un messaggio molto bello e lungo, che trovate peraltro sul nostro sito. Qualche notizia che abbiamo battuto in attesa di avere il collegamento. Vi dicevo prima di Zingaretti, che celebrava questo trend in calo. Chiaramente l'appello è di non abbassare la guardia. Trend di contagio in calo nel Lazio, le politiche di contenimento fanno effetto. E ancora la Lega ha regalato a Contigliano 200 mascherine. Chiaramente il Comune ringrazia, sta ricevendo una grande solidarietà. Una notizia di sport, ma sempre legata all'emergenza: ufficiale il prolungamento dello stop fino al 13 aprile per quanto riguarda il Real Rieti. Questa è una delle notizie della giornata. E a proposito dei provvedimenti, la donna che vedete raffigurata in foto è Marinella D'Innocenzo, il DG della ASL di Rieti, che ha attivato quest'oggi un nuovo servizio per la teleassistenza. Ci sono tutti i numeri, li trovate sul nostro sito. Ve l'avevo preannunciato, un collegamento certamente più spirituale, visto che abbiamo parlato poco fa di Don Ercole, che sicuramente il nostro prossimo ospite conosce. Don Fabrizio Borrello, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, Don Fabrizio, ci avviciniamo. Ieri l'ha detto Conte, l'ha ribadito anche, l'ho citato prima, non so se ci stava seguendo Don Ercole, ma insomma sarà una Pasqua all'insegna della quarantena. Che significa per un uomo di chiesa, ma anche insomma lei è una persona a cui piace stare molto in mezzo alla gente, ai giovani, alle famiglie, che significa passare la Pasqua in questa condizione? Beh, significa studiare nuovi modi di vicinanza, perché questa situazione ci sta costringendo a riscoprire o a inventare modi di essere vicini diversi da quelli che abbiamo finora vissuto, perché dove stare dentro casa noi operatori, noi persone, insomma, e le famiglie e tutto il resto della popolazione ovviamente non consente un contatto fisico come Certo. eravamo abituati a fare. Però ecco, questo non ci deve scoraggiare, perché è importante studiare, trovare modi per dimostrare vicinanza. Certo, i mezzi di comunicazione di massa sono decisamente importanti in tutto questo. È altrettanto importante però che dietro i mezzi di comunicazione ci sia anche la verità di noi stessi. E questa è la cosa, secondo me, più
più importante, che questa distanza ci deve educare ad essere ancora più veri, più sinceri, più leali gli uni con gli altri, proprio perché abbiamo percepito quanto è importante la presenza fisica, l'amicizia, lo stare insieme, gli affetti. Don Fabrizio, che cosa le ha lasciato l'immagine della benedizione Urbi et Orbi, quella piazza San Pietro vuota, il Papa sotto la pioggia, insomma una cosa che si fa solo veramente a Natale, a Pasqua e all'elezione di un nuovo pontefice? Guarda, un'emozione grandissima, veramente grande perché ha mostrato davvero, a parte la grande umanità di Papa Francesco, ma di questa non dubitavamo, ma anche questa attenzione che lui ha, hai visto la fatica, si vedeva proprio anche la Sì, fatica del Papa, non solo la fisica, ma stiamo vedendo anche in questo umana, momento mentre spirituale. parla Don Fabrizio. Stiamo proponendo le immagini, quindi sì, ha centrato proprio la questione, no? Sono immagini molto, molto emblematiche. Prego, prego. Sì, per cui dicevo, ci ha restituito proprio probabilmente l'immagine di un mondo che da quel vuoto deve ripartire, perché quel vuoto probabilmente era un vuoto anche spirituale che si stava affermando un po' in tutta l'umanità, no? E secondo me quel desiderio di riempire di nuovo quella piazza forse può rappresentare per tutti noi anche la voglia di fare di questa esperienza un'esperienza di maturazione, di crescita, soprattutto umana e anche di fede. Don Fabrizio, che cosa le chiedono principalmente parrocchiani, fedeli in questo momento? Le chiedo proprio a livello materiale e poi a livello spirituale. Allora, nella duplice funzione di parroco, chiedono, nella prima funzione di parroco, dicevo, mi chiedono di continuare a essere in qualche modo presente, cerco di farlo attraverso magari dei messaggi o dei piccoli commenti anche alla scrittura del giorno. Come direttore della Caritas, ricevo tante richieste materiali, comincio a ricevere tante richieste materiali oltre i nostri utenti abituali, oltre quelli che generalmente vengono a chiedere, ma noto anche tanta generosità. Bene. Ci sono aziende, ci sono supermercati, ci sono persone che ci stanno aiutando proprio in questo. E per rendere più strutturato questo lavoro, come ha detto anche Don Ercole, abbiamo un numero verde a cui ci si può riferire, che i nostri operatori Caritas animano e ascoltano in modo tale da poter rispondere anche alle esigenze concrete delle persone. Però c'è anche un grande desiderio di spiritualità, di risposte, di quella prossimità che solo Dio in queste condizioni può dare, no? Se uno ci pensa. Quanti sono, Don Fabrizio, le persone o le famiglie, quante sono che vivono anche in tempi di pace una condizione, mi lasci la parola, ma quello è, di povertà? E le chiedo se con questa emergenza si è aggiunto qualcun altro in condizione di povertà. Allora, è ancora presto per dire se le richieste che ci vengono adesso sono nuovi casi di povertà o sono estemporanee, ovviamente legate al momento perché qualcuno ha proprio difficoltà materiali concrete Certo. dovute a questo preciso momento. Per cui dire se ci sono nuovi casi di povertà, ho l'impressione che ci saranno nuovi casi di povertà dopo, e ancora di più, nel senso questo sì, quindi avremo un'utenza accresciuta sicuramente nei primi mesi dopo la fine dell'emergenza e quando sarà la fine dell'emergenza. Per cui questo sì, i numeri precisi rispetto al passato, noi abbiamo, seguiamo centinaia di situazioni, perché poi la Caritas è una realtà distribuita sul territorio, per cui noi abbiamo la parte maggiore ovviamente è a Rieti, però la provincia di Rieti è ampia, lo sapete bene, per cui abbiamo anche problematiche sparse sul territorio. E quindi abbiamo centinaia di casi, abbiamo paura che comunque questi casi aumenteranno sicuramente anche dopo. Adesso fare una stima è difficile perché cominciamo ad avere le prime richieste, ma dobbiamo verificare bene, insomma, poi se queste saranno casi nuovi oppure saranno richieste legate a questa condizione, perché oggi come oggi è ancora difficile avere un quadro più chiaro della situazione.
Don Fabrizio, io la ringrazio, le auguro buon lavoro nella sua Grazie a voi. duplice veste. Chiaramente, insomma, ci risentiremo in questo periodo di Pasqua e Rieti Life rimane a disposizione, pronta a dare voce a una realtà come la Caritas, che chiaramente magari ha bisogno di avere di lanciare un appello, di lanciare qualche messaggio. Noi ci siamo. Va bene? Grazie anche per il servizio che fate, veramente. Buona Grazie. serata a tutti. Grazie a Don Ciao. Fabrizio. Grazie a Don Fabrizio Borrello, avete sentito, insomma, parroco storico della città, ma anche direttore della Caritas diocesana di Rieti. È un punto di vista, insomma, importante, visto che avevamo parlato di Pasqua, avevamo parlato di una festività che di fatto verrà vissuta in tono diverso da come la conosciamo, non voglio dire minore, perché poi nello spirito si è sempre, credo, insomma, si è sempre in festa o in celebrazione, però chiaramente materialmente, tecnicamente, avremo una festa, una Pasqua totalmente diversa. Tra poco riproveremo, ci riproviamo almeno a concludere con Paolo Lancia, il sindaco di Contigliano, poi avremo chiaramente altri interventi. Nel frattempo voglio scorrere ancora un po' di notizie. Eravamo arrivati a quella appunto legata alla ASL, al servizio di teleassistenza, però c'è anche qualcosa che riguarda la città. Sono state sanificate oggi altre aree della città, in particolare del centro storico. Ieri era toccato a Campoloniano, ci ha provato, è stato fatto anche chiaramente per le pensiline dell'ASM, quindi insomma il comune cerca man mano di impegnarsi più possibile per dare risposte a quei cittadini che chiedono chiaramente sanificazioni, chiedono controllo, eccetera, eccetera. Sui numeri del Lazio abbiamo già approfondito. Allora, attenzione, questo è il ministro Azzolina, ministro dell'istruzione, che ci ha preannunciato l'arrivo di 7,3 milioni per la didattica a distanza, poi divisi in alcune maniere. Voglio sottolineare però che è notizia di poco fa che c'è una bozza della bozza, chiamiamola così, che appunto prevede che l'esame di maturità quasi sicuramente si svolgerà se non si tornerà a scuola entro il 18 maggio, si svolgerà praticamente con un maxi colloquio, quindi una forma light per evitare gli iscritti, per evitare diverse cose. Ma è una bozza della bozza, non c'è alcuna ufficialità. Abbiamo recuperato il collegamento con Paolo Lancia, sindaco, ancora eccoci. Mi sente? Ciao, buonasera a Eccoci. tutti, scusatemi, perdonatemi, No, no, scusa. nessun problema, capiamo chiaramente la situazione. Sarai arrivato, ci ha descritto la situazione dei tamponi, ci ha descritto la situazione della sanificazione e della viabilità, mettiamola così. Le chiedo, che notizie ha dall'Alcim? Dall'Alcim è quello che è il fronte più delicato, è il fronte più delicato. Sì. Perché logicamente c'è questa fase di passaggio, di cambio di gestione da una gestione, diciamo, che era quella della casa di riposo con gli operatori, diciamo, sociosanitari, eccetera. Adesso sta diventando quello che sapete, cioè di fatto un centro Covid, quindi sta subentrando personale diverso nella gestione, che da una parte deve garantire tutti i servizi di assistenza agli anziani, ma d'altra parte deve garantire anche le cure mediche, e tutto questo passaggio che è in atto chiaramente è complesso e bisogna, tra l'altro, credo che l'ASL stia cercando personale qualificato perché si è verificata una carenza proprio di personale disponibile a lavorare, ma non soltanto all'ASL, ma anche nelle altre case di riposo. Io credo che questo sia il problema più importante che è emerso nella giornata di oggi, cioè una carenza di personale qualificato disposto a correre il rischio di entrare in un ambiente dove c'è il 100% di positivi, Non diciamo è così. Se poco, ma questo personale chiaramente immagino se ne debba incaricare la ASL di trovarlo. ne sta incaricando, ma ricordate però, sì, se ne sta incaricando la ASL essenzialmente, però ricordate che la gestione dell'ALCIM è stata affidata dalla regione Sì, questo insieme al certo. comune di Contigliano e Sì. all'ASL, quindi ci stiamo lavorando insieme con la dottoressa Di Innocenzo, che anche oggi voglio ringraziare perché ci sta mettendo veramente, ce la sta mettendo veramente tutta e tutta se stessa in questa avventura incredibile.
e per cui lo sforzo è massimo. Stiamo cercando gente che voglia lavorare in queste condizioni, che sono condizioni di particolare difficoltà, e la difficoltà è reperirli. Ma questo problema non c'è solo qui, sull'Alcino, chiaramente. Ma, e Capisco. ovviamente, ovviamente deve essere anche personale qualificato veramente, cioè Eh che beh, sia certo. disposto. Allora, è vero che la gestione effettiva, specialmente dei servizi sanitari, eccetera, dentro l'Alcema, per ovvie ragioni compete essenzialmente all'ASL, in quanto stiamo parlando di prestazioni mediche. Però è vero pure che anche moralmente il Comune di Contiano non si tira indietro, tant'è che abbiamo anche detto siamo a disposizione anche, anche sul piano economico, ma non è questo il problema. Il problema è proprio quello di reperire tempestivamente il personale che serve. Certo. Le faccio un'osservazione. Qualora i tamponi dessero risultati, diciamo, buoni, positivi, è errato, buoni, cioè sotto le aspettative, si continua comunque con le restrizioni fino all'11 o c'è la possibilità di un alleggerimento Allora, prima? direi che anche in esito alla videoconferenza di poco fa, fino all'11 è scontato, cioè proprio fuori discussione. Ok. Si tratta di capire se sarà il caso, se sarà il caso di continuare, perché invece potrebbe essere che serva protrarla la zona, questo stato, diciamo, di maggiore controllo, del territorio, di maggiore restrizione. Capisco, capisco. Due Va bene? valutazioni, due valutazioni rapide. Si ha visto il messaggio di Don Ercole? Il video messaggio, il video Sì, messaggio di Don Ercole? sì. Beh, l'ho visto, l'ho condiviso, mi ha commosso e devo dire che con chiunque io ho parlato oggi mi ha detto la stessa cosa. È stata, secondo me, una testimonianza straordinaria, straordinaria. E penso anche, mi ha confermato in quello che sto pensando da alcuni giorni, da quando siamo dentro a questa storia, che nel bene e nel male questo virus ha il potere di svelare cose, uomini, situazioni, ci sta mettendo a tutti quanti di fronte a delle verità. In questo caso, nel caso di Don Ercole, non che ce ne fosse bisogno di conferma, eccetera, in questo caso lui si è rivelato straordinariamente la guida spirituale di Contigliano, con una lucidità, un'efficacia e naturalmente con un concorso di fede che è veramente emozionante. Bene, bene, faceva piacere insomma sentire la sua analisi perché poi questo ho capito essere stato un messaggio recepito in paese ma anche fuori dalla grande, grandissima forza. Ma penso, io oggi devo dire, non ho avuto modo di andare sui social a vedere se ci sono state reazioni, questo non ci sono proprio riuscito, ma posso dire che tutti quelli con cui ho parlato mi hanno dato lo stesso tipo di riscontro. Bisogna anche dire un'altra cosa però di Don Ercole, che non è soltanto un uomo di fede ed una guida spirituale, bisogna dire che lui nel momento più difficile della crisi Alcem, cioè tra sabato e domenica, quando di fatto il comune era solo a fronteggiare un'emergenza che si stava profilando, chi ha dato un contributo straordinario, decisivo direi, per far sterzare la soluzione verso quella che poi è stata adottata, cioè di curare lì i malati, di aprire l'Alcem anche ai malati di Rieti, di Greccio, è stato proprio Don Ercole in accordo con il Vescovo Pompili. Loro sono stati tutti e due estremamente presenti, cioè io non mi sono sentito solo domenica, lunedì nel prendere le decisioni che hanno portato poi a cambiare per questo periodo d'emergenza il volto e la funzione dell'Alcem. Sono stati loro, e Don Ercole in modo particolare, una presenza decisive e lucidissime, perché hanno capito quello che andava fatto, e tra l'altro Don Ercole si è mosso e me l'ha fatto presente quello che era lo spirito dell'Alcem iniziale, originario. L'Alcem nasce a Contigliano come casa dei ragazzi, tutti qui la chiamano ancora così, è stata diciamo così, una esperienza di apertura verso tutti i ragazzi orfani di qualunque territorio, di qualunque parte, sono venuti ragazzi da tutta Italia, da tutto il Lazio e sono cresciuti all'Alcem fino a che sono diventati adulti, hanno studiato stando all'Alcem, sono diventati uomini e donne stando all'Alcem. E
E Don Ercole giustamente mi ha fatto presente che aprire l'alcima ai malati di Rieti, ai malati di Greccio, che in quel momento si erano trovati scoperti nelle loro situazioni di provenienza, era esattamente l'applicazione dello spirito originario della signorina Elvira Franceschini che aveva fondato questa casa di accoglienza. E quindi è stato lui che ha comportato questa decisione. Adesso tocca a noi, ed è questo che mi preoccupa moltissimo, e che preoccupa anche giustamente la dottoressa Di Innocenzo, e su questo stiamo lavorando in questo istante proprio, ci preoccupa il fatto che questa scelta di apertura e di solidarietà noi dobbiamo far corrispondere anche una presenza sanitaria e Certo. assistenziale effettiva. E qui abbiamo questa difficoltà proprio gestionale e organizzativa che stiamo affrontando in queste ore. Bene, insomma, ringraziamo Paolo Lancia, sindaco di Contigliano. Chiaramente ci fa sempre piacere avere il punto da una zona che adesso è perimetrata, inaccessibile, insomma, e le cui sorti sono al centro adesso di sono un'emergenza dell'emergenza, perciò è importante sentirla, sindaco. La ringrazio, le auguro buon Grazie a lavoro. voi, grazie a tutti voi, buon lavoro e buona serata a tutti. Ringraziamo il sindaco di Contigliano Paolo Lancia, che ormai abbiamo sentito tante e tante volte in questo nostro punto dedicato all'emergenza, ma è doveroso, insomma, perché Contigliano purtroppo è la prima e unica zona rossa del Reatino e dunque va seguita con particolare attenzione. Prima c'era abbiamo dato una notizia nel primo pomeriggio, in attesa del prossimo collegamento. Spero di riuscire a ritrovarla, altrimenti torniamo chiaro. Eccola qua, no, mi arriva in maniera fortunata nella timeline. Allora, l'Ares Rieti Life ha dichiarato questo: operatori positivi non portano a riduzione del servizio. È una fake news, ciò che circola da alcune ore. Alcuni operatori purtroppo sono risultati positivi al coronavirus. Chiaramente l'Ares è entrata immediatamente a gamba tesa in questa situazione e ha cercato di garantire comunque il servizio no fondamentale di più, sopperendo alle forzate assenze tra il personale. Buona guarigione chiaramente al personale delle ambulanze che si è ritrovato nella condizione di essere positivo e buon lavoro al 118 che si è trovata, suo malgrado a smentire una fake news. A proposito di invece notizie vere, proseguiamo chiaramente nel nostro archivio. Sempre parliamo di sanità, sempre di ospedale, donati 18 termometri digitali alla centrale Ares 118, sempre legato alla questione Ares, li ha donati il Rotary. Complimenti a Rotary, ma è solo la punta di un iceberg di solidarietà che anche prima Don Fabrizio sottolineava, l'ha sottolineata anche il sindaco Lancia, ma lo scriviamo quotidianamente, di tanta tanta vicinanza in questo momento di emergenza. Emergenza che si palesa anche con o meglio, solidarietà che si palesa anche in questa emergenza. Grazie all'iniziativa della CISL, c'è cioè la spesa sospesa, che è un gioco di parole, ma in realtà contiene veramente un messaggio meraviglioso. Tutte le indicazioni sono all'interno dell'articolo che trovate su Rieti Life. Di fatto si compra qualche genere alimentare, si lascia nel supermercato, ci penserà la CISL, che per loro, a portarlo a chi ha bisogno. C'è un'iniziativa simile anche del comando Ultrarieti in alcuni punti vendita della città. Usufruitene, fate del bene, tanto se andate a fare la spesa, un pacco di pasta in più, un pacco di pasta in meno, sicuramente non vi costa tantissimo. Costa invece lavorare agli operatori sanitari, secondo l'Istituto Superiore di Sanità sono 10.007, quindi non è una stima spannometrica, ma 10.007 persone, operatori sanitari contagiati, hanno un'età media di 49 anni. Lo ha detto proprio l'IS. E ancora, non c'è solo la sanità, c'è anche l'emergenza economica. Di Berardino e la Regione hanno annunciato 254 progetti finanziati per scuola e dipendenti. Sul piatto ci sono quasi 7 milioni, sono 6,7 per la precisione. Un'altra iniziativa, dopo quella che vi ho detto della teleassistenza, però questa rivolta a un altro Covid hospital che non è l'Alcim ma il Santa Lucia, c'è il sostegno psicologico per i familiari delle tantissime persone
che sono ricoverate in questa struttura, nella casa di cura Santa Lucia, che c'erano ricoverate prima e che ci si sono ritrovate anche perché accolte magari da altre zone. Penso alle suore di Santa Filippa Mareri. Penso alle suore di Santa Filippa Mareri che dal loro convento, le positive, sono state spostate proprio nella casa di cura in centro a Rieti. Un altro servizio importante è quello della regione che ha attivato all'800 118 800 un servizio telefonico di assistenza psicologica anche qui, perché lo diciamo più e più volte, lo avete sentito anche dai nostri ospiti anche del settore, ci si vergogna di chiedere una mano. Diciamo di una chiacchierata, di una mano esperta chiaramente per quanto riguarda la psicologia, e invece è fondamentale, soprattutto in un periodo di emergenza come questo, che come influssi sulla nostra psiche, sulla nostra quotidianità, è devastante quasi quanto una guerra. A proposito di Contigliano, stamattina abbiamo pubblicato una lettera molto molto discussa sui social, questo ci fa piacere, significa che ci seguite. Noi contiglianesi furbetti, tutte falsità, portate rispetto. Che cosa è successo? La provincia ha chiuso questa parte di pista ciclabile, come vedete, questa per chi non conosce la zona, è il sottopasso che dalla superstrada. O meglio, lì quello che non si vede, ma questo ponte è sopra un sottopasso che dalla superstrada porta in paese e viceversa. È stato chiuso per evitare, insomma, di uscire dalla zona rossa, ma è una perimetrazione d'ufficio, mettiamola così. È circolata la voce, totalmente infondata, perché non ci si passa con la macchina in quel ponticello, che venisse usata dai contiglianesi per fuggire e andare a Poggio Fidoni. Assolutamente falso, e un lettore l'ha voluto smentire, chiaramente conoscendo evidentemente la zona e conoscendo anche il senso del dovere dei contiglianesi. Purtroppo Contigliano, volenti o nolenti, torna e torna più e più volte nella nostra trasmissione. Abbandoniamo la questione Contigliano, la questione zona rossa, però ci leghiamo sempre all'emergenza coronavirus. Do il buonasera a Michele Casadei, che è il presidente di Federalberghi Rieti. Casadei, buonasera. Buonasera, buonasera a lei, direttore. Ben ritrovato, insomma, Grazie. ci siamo sentiti da New York qualche giorno fa. Prima di parlare delle cose di casa nostra, io le chiederei qual è la situazione nella lontana ma vicina nel cuore America, che all'inizio ha sottovalutato l'emergenza e adesso addirittura si è ritrovato a fare gli ospedali a Central Park. Sì, buonasera ancora. Beh, la situazione è estremamente, estremamente difficoltosa. C'è stato, come abbiamo detto in precedenza, un momento di, diciamo, grossa sottovalutazione della problematica. Sembrava che fosse una problematica legata soltanto a dinamiche europee. Poi, pian piano che montava in Europa, hanno cominciato ad accorgersi che era un problema globale. I numeri sono ultimamente spaventosi. Soltanto nello stato di New York si contano ad oggi quasi 95.000 contagi, che è davvero importante, e i numeri sono Quasi la giornalmente in metà di tutto evoluzione. l'intero di tutti gli interi Stati Uniti, stando alla mappa che sto vedendo io adesso, 236.000 casi e vengono segnalati quasi 6.000 morti. Questa è la situazione. Insomma, lo Stato di New York paga è un po' la Lombardia dell'America, mettiamola così. E considerando che nello stato di New York circa più dell'85% dei contagi sono solo nella città di New York City, Certo. che ha un'estensione nella sola Manhattan di 28 chilometri per 8 chilometri di larghezza, è un po' come una piana aretina, diciamo, una aretina un po' più grande, ma dove sostanzialmente vivono e lavorano 8 milioni di persone. Mamma mia, quasi due volte Quindi, Roma. una prima fase di, diciamo, sottovalutazione di questa problematica ha portato a un grosso ed esponenziale aumento dei contagi. Ci sono state delle contromisure un po' sul modello italiano. Hanno cominciato a mettere in shutdown i ristoranti, i caffè, i musei, hanno vietato gli assembramenti, hanno imposto il social distancing di 1 metro, 6 feet, anche negli Stati Uniti. Devo dire però che se il nostro paese noi lo critichiamo tanto delle volte per la mancanza di decisione, questa volta devo dire che le misure vere e reali sono state adottate in Italia, perché qui negli Stati Uniti sono state adottate delle misure molto, molto più blande. Sono stati chiusi, come abbiamo detto, il tessuto commerciale, i ristoranti e quant'altro, ma non è stata imposta una vera e propria quarantena a casa. Questo ha
permesso e sta continuando a permettere purtroppo il proliferare del virus. Mentre in Italia abbiamo una situazione di sostanziale stabilizzazione del problema, i numeri negli Stati Uniti sono molto più alti. Quindi per una volta prendiamo esempio dal nostro paese che ben sta affrontando questa problematica e ci fa capire una volta in più quanto è importante rimanere a casa, perché qui purtroppo, non essendoci ancora questo concetto, il contagio continua in maniera allucinante. Come ho detto, ci sono diverse migliaia di casi al giorno e la curva è in aumento esponenziale. Insomma, siamo vicini agli americani, come loro, gran parte di loro lo sono agli italiani e all'Europa. Poi tralasciamo chiaramente alcune esternazioni di Trump, che, insomma, però vabbè. Allora, Certo. occupiamoci dei fatti di casa nostra. Allora, Casadei, l'ho detto prima, è presidente di Federalberghi Rieti. Tanti, cioè, insomma, ci hanno tacciato, ma adesso state a pensare agli eventi dell'estate, quando siamo nel pieno dell'emergenza coronavirus. Ci pensiamo perché gli eventi dell'estate non è solo l'uscita e l'evento che viene proposto, il cartellone, qualche cosa da fare. Per la totalità degli operatori del settore significa portare il pane a casa, avere un introito. Che però è fortemente a rischio, Casadei, stando alle cose di questo momento, perché gli europei sono saltati. È vero che gli europei d'atleti, però li recupereremo, per carità, vedremo se il prossimo anno, tra 2 anni, e va bene. E tutti gli altri eventi sono a rischio. Qual è la situazione? Osservazione giustissima. Facciamo un po' il quadro. Sì. Nella nostra provincia, dove il turismo sta e speriamo che prenda sempre più piede come asset fondamentale, essendo comunque il nostro territorio fortemente depotenziato a livello infrastrutturale, di industria e tutto ciò che sappiamo. Gli eventi estivi, cioè nel periodo da maggio a settembre inoltrato, il turismo leisure collegato agli eventi estivi è un buon 70% dell'incoming annuale e conseguentemente dell'introito annuale degli alberghi. Adesso, lei sa che noi veniamo da un inverno disastroso, il Terminillo è stato un esempio Sì. totale, un inverno senza neve, dove le presenze sono state l'80% in meno, gli incassi sono stati dell'80% in meno, sostanzialmente quindi un inverno dove non si è lavorato. E quando non lavora il Terminillo, conseguentemente sappiamo che non lavora anche a Rieti. Ci affacciavamo all'estate con molta speranza perché quest'anno c'era un calendario, c'è un calendario ancora molto importante. Lei ha citato gli Europei d'Atletica, ma possiamo parlare del Festival del Peperoncino, possiamo parlare del Rieti Danza Festival, possiamo parlare della Coppa Carozzi, Sì. così come possiamo parlare delle rassegne a cavallo. Cioè noi abbiamo diverse e diverse, quasi ormai decine di eventi che sono fondamentali per il nostro territorio. Aver annullato l'evento cardine, cioè quello degli Europei d'Atletica, che è vero sì che sarà recuperato l'anno prossimo, spero vivamente che non porti anche ad un annullamento di tutti gli altri eventi cittadini. Qualora si palesi una situazione del genere, noi andremo circa al 70% in meno di incassi rispetto allo scorso anno, in una situazione devastante dove veniamo già da un inverno dove non si è lavorato. Certo. Quindi qui ci sono le possibilità che strutture alberghiere possano direttamente chiudere. Quindi è tempo di pensare anche a delle risposte a questo direttore, perché la situazione è estremamente Chi ve difficoltosa. le deve dare queste risposte, Casadei, a livello locale o a livello nazionale? Allora, il tema è duplice ma è legato a doppio filo. Il mio giudizio, il giudizio anche della Federazione su le misure adottate attualmente del decreto Cura Italia, da un lato fanno sì che le nostre aziende possano in questo momento di emergenza non soccombere, perché c'è stato spostato gli adempimenti fiscali previdenziali, ci sono stati spostati alcuni altri adempimenti riguardanti i dipendenti, è stata promossa una cassa integrazione, quindi quantomeno in questa primissima fase cerchiamo di mettere in sicurezza le nostre aziende. Non si può non capire però che per ripartire e conseguentemente per sopravvivere le scadenze importanti sono altre, sono quelle dei tributi locali che gravano
per circa il 70% sulle strutture alberghiere. Mediamente una struttura alberghiera anche nel comune di Rieti, le posso dire che paga dai 10 ai 20 mila euro di IMU e paga dai 5 ai 15 mila euro di TARI. Mediamente una struttura alberghiera paga intorno ai 25 mila euro l'anno di tributi locali, di imposte locali che gravano in maniera totalmente pesante nelle nostre strutture. Adesso noi non abbiamo la liquidità per poter pagare questi tributi, non è una questione di volontà o meno, perché non avendo lavorato, non avendo neanche la possibilità di investire, non avendo neanche la possibilità di chiedere supporto all'ente finanziario per poter avere questi soldi, perché qualsiasi istituto di credito si basa su dei bilanci, bilanci che adesso sono fermi. Noi non abbiamo la possibilità di poter pagare questi tributi. Adesso, tributi che sono in capo all'ente comunale. C'è da dire che comuni come il nostro, comuni piccoli, comuni in predissesto, per le forze che possono avere, debbono si impegnarsi, e noi stiamo chiedendo dal comune molto più impegno, anche se stanno mettendo impegno. C'è da dire però che il tema è un altro, il tema è che comuni del genere debbono avere aiuto a loro volta dall'ente statale, non chiedendo o elemosinando liquidità, ma quantomeno attivando delle procedure di credito nei confronti dell'ammanco che viene dal mancato versamento degli imprenditori per poter sanare queste situazioni. E mi spiego, cioè noi chiediamo non il differimento del versamento dell'IMU e della TARI, cioè noi non possiamo chiedere soltanto di spostare il versamento a settembre-ottobre, noi non lo vogliamo proprio pagare, ma non lo possiamo pagare queste tasse comunali. Il comune a sua volta, vice direttore, ti dice: allora io come faccio a mandare avanti i servizi sociali, certo, se non ho questo tipo di ingresso? È tutto a cascata, Stato, però io credo, allora qui c'è una doppia questione, nel senso che pochi giorni fa il comune ha chiesto liquidità, ma chiaramente un po' più per le famiglie, questo è evidente, sì. È chiaro che lei mi fa capire che c'è un impegno da parte del comune di stare vicino ai suoi albergatori e alle strutture ricettive. Io voglio immaginare che il governo, e dunque a cascata tutti gli altri enti, regione, provincia, un po' meno, ma soprattutto comuni, riescano ad ottenere a breve, veramente nel giro di metà aprile, dei provvedimenti che possano essere utili a voi per rispettare quanto dite. La questione di sospendere le tasse, io l'ho sollevata qualche giorno fa, mi è stato risposto: ma tanto lo sapete, siamo in Italia, sospendi, alla fine vengono tolte. Questo mi è stato risposto. Però ci vorrebbe un po' più di certezza, ecco, un filino un po' di più di certezza. Guardi, io le faccio l'esempio con quello che è avvenuto negli Stati Uniti, cioè eventi eccezionali hanno necessità di risposte eccezionali. Negli Stati Uniti è stato previsto un piano da 2.000 miliardi di dollari nei confronti delle aziende, nei confronti del mercato del turismo che è fortemente debilitato, nei confronti delle compagnie aeree e quant'altro, e anche nei confronti dei cittadini. Adesso, essendo eccezionale questo evento, la risposta deve essere eccezionale da parte del governo, ma quello che chiediamo noi non è lo scaricabarile nei confronti del piccolo comune che magari è più vicino al cittadino. Va istituito un fondo di garanzia per i comuni, dove i comuni che non hanno la liquidità, perché gli imprenditori non possono dargli questa liquidità, possono avere accesso a dei mutui a tasso zero, dove man mano l'albergatore Hotel Togo, che quest'anno non riesce a pagare le tasse, le paga l'anno prossimo, magari spalmate sui 2 anni in maniera differita, man mano che il comune ha questi denari, rientra con l'ente creditore, che può essere Cassa Depositi e Prestiti, che può essere qualsiasi altro tipo di ente, ma è una manovra che va centralizzata, non si può lasciare in capo a dei comuni che sopravvivono comunque anche delle volte a malapena la gestione di questo problema. Mi chiedo se mi sono spiegato. No, assolutamente sì, è la questione centrale per il vostro tipo di operatività, il vostro tipo di commercio, o meglio di attività, e quindi ha centrato in pieno quello che di cui c'è bisogno. Giunta, direttore, se posso aggiungere una piccola postilla. Il turismo, muovendosi con dinamiche direttamente e totalmente differenti rispetto al commercio, le faccio un esempio adesso banalissimo.
Io immagino che quando sarà finita questa crisi lei tornerà dal barbiere perché tutti ce ne abbiamo bisogno. Ah, si è accorto che non sono ben curato, vabbè. No, non la Cito sto Mattarella, guardando, sto neanch'io vado dal vedendo. barbiere. Prego, prego. Il Presidente della Repubblica ci dovrà andare, ci dovrà andare anche lei. Quindi andremo tutti dal barbiere, torneremo tutti a comprarci magari un vestito nuovo per l'estate perché non abbiamo potuto fare il cambio di stagione, come magari andremo tutti magari al bar sotto casa. Io le faccio una domanda, lei se la sente, se fosse un turista americano, se la sentirebbe di venire in Italia a crisi ultimata? Perfetto, No, non me la sentirei neanche di andare in America, se per questo. Mi piace viaggiare, quindi ma a brevissimo raggio non lo farei e neanche a medio raggio lo farei, sinceramente. perfetto, quindi se a breve, a medio raggio, una ripresa parziale, magari lenta per i commercianti e per tutto un tipo di tessuto economico può essere prevedibile. Per il comparto del turismo è totalmente annientata. Noi Certo. non lavoriamo già da 3 mesi sulla paura di questo virus e ragionevolmente prima del 2021 non riusciremo a recuperare fiducia perché la gente per molto tempo avrà paura a spostarsi, le dinamiche di viaggio cambieranno, tutta la mobilità globale che siamo abituati a vedere fino adesso finirà. Quindi io chiedo e credo che sia essenziale per un mercato, quello del turismo, che rappresenta il 13% del PIL nazionale, 40 miliardi di introiti, 1,5 milioni Certo. di impiegati, cioè rappresenta l'azienda fondamentale del nostro territorio, il petrolio del nostro territorio. Vero. Se non verranno fatte delle misure straordinarie come quello che citavo poc'anzi, il nostro settore è finito perché non si potrà riprendere prima del prossimo anno, però è gravato conseguenzialmente di tasse e di imposte altissime. Fuori Questo di quindi è il dubbio. problema È fondamentale. fuori di Quindi o dubbio. viene fatta un'azione forte, un'azione monolitica da parte dello Stato centrale, o non c'è proprio futuro nel nostro settore, purtroppo. Certo. Casadei, io la ringrazio perché è sempre preciso e puntuale nelle sue valutazioni. Ci risentiremo quasi sicuramente. Nel frattempo, le auguro buonasera e buon lavoro. Grazie mille a lei, buona serata. Grazie a Michele Casadei, presidente di Federalberghi Rieti, intervenuto in questa nostra trasmissione dedicata all'emergenza coronavirus, che è un'emergenza sanitaria, sociale e soprattutto economica. Abbiamo concluso così con questo intervento la nostra trasmissione odierna. Non posso che ringraziarvi per averci seguito, non posso che ringraziare l'amico e collega Luciano Mancini in regia, sempre prezioso come spunti e come lavoro e sacrificio per portare avanti questo appuntamento quotidiano. Ringrazio la redazione di Rieti Live tutta, nessuno escluso, dal direttore Emiliano Grillotti al fotografo Francesco Vadacchiola fino al coordinamento fotografico, ma anche di questa trasmissione di Gianluca Vannicelli. Ringrazio i social che costantemente, chi cura i social che costantemente vengono aggiornati, Facebook, Instagram e Twitter, che vi invito a seguire non solo di Rieti Life, ma anche della neonata Roma Life e di Terni Life, che è una piacevole conferma e che parla di una città a noi molto molto vicina, che è appunto il capoluogo umbro. Restate a casa, rispettate i regolamenti, anche se sappiamo ormai che insomma, i reatini sanno essere molto molto ligi al dovere, e questo è un vanto, un onore e soprattutto è ottimo per cercare di combattere questo virus. Le misure, lo ripeto, sono state prorogate fino al giorno di Pasquetta, fino al 13 aprile, dunque poco si potrà fare. Spostatevi solo per necessità, dunque per fare la spesa, per motivi di salute o per andare a lavoro. Siamo vicini chiaramente alla popolazione di Contigliano che è in zona rossa e che ha delle restrizioni ancora più rigide. Cerchiamo chiaramente di essergli vicini con l'informazione. Grazie per averci seguito. Da Cristian Dioci Aiuti per Rieti Life è tutto. Buona serata.